Fyodor Dostoevskij, L'Eterno Marito, edizione L'Unità Einaudi, 1992. Leggerò un brano tratto dal capitolo Il Signore col Crespo sul Cappello. Era il 3 luglio, l'afa e il caldo erano insopportabili. Velkaninov aveva avuto una giornata occupatissima. Tutta la mattina aveva dovuto girare a piedi e in carrozza e in serata doveva dar la caccia a un tale di cui aveva estrema necessità, un consigliere di Stato che aveva le mani in pasta dappertutto e cercava di sorprenderlo nella sua casa di campagna sulla Cernaia. Alle 6 Velkaninov entrò in un ristorante alquanto sporchetto ma francese sulla prospettiva Nevskij, vicino al ponte Polizaisky, sedette nel suo solito angolo al tavolino riservato e ordinò il pranzo. Egli faceva ogni giorno un pasto a prezzo fisso, da un rublo, e il vino usava pagarlo a parte, pensando che ciò fosse saggio a causa delle sue condizioni dissestate. Pur meravigliandosi che si potessero mangiare porcherie simili, divorava tutto fino all'ultima briciola e sempre con l'appetito di chi è stato 3 giorni a digiuno. «È qualcosa di morboso», borbottava a volte fra sé accorgendosi del proprio appetito, ma quella sera sedette a tavola di pessimo umore, gettò via stizzosamente il cappello, appoggiò i gomiti sulla tavola e si immerse nei suoi pensieri. Se in quel momento chi gli pranzava vicino avesse attaccato a discorrere con lui o se il cameriere che lo serviva non l'avesse capito al volo, egli, che pur sapeva così bene essere cortese e all'occorrenza altezzosamente imperturbabile, avrebbe dato in escandescenze come un soldataccio e fatto succedere uno scandalo. Gli portarono la minestra, prese il cucchiaio, ma a un tratto, prima ancora di immergerlo, lo gettò sulla tavola e poco mancò che non balzasse in piedi. Un pensiero inatteso l'aveva colpito all'improvviso. In quell'attimo, e Dio sa attraverso quale concatenazione di idee, aveva afferrato appieno il motivo della sua tristezza, di quella strana tristezza che lo tormentava già da alcuni giorni. Tutto quell'ultimo periodo gli si era appiccicata, Dio sa come non voleva, Dio sa perché in alcun modo spiccicarglisi. Adesso vedeva e capiva tutto, chiaro come il sole. «È sempre per quel cappello», mormorò come ispirato. «È unicamente e soltanto per quel maledetto cappello duro, con quello schifoso crespo funebre la causa di tutto». Si mise a pensare e quanto più rifletteva, tanto più si incupiva e tanto più stupefacente appariva ai suoi occhi la vicenda. «Ma qual è poi questa vicenda?» protestava non fidandosi di se stesso. «C'è in tutto ciò qualcosa che assomiglia a una vicenda?» Ecco in che cosa consisteva tutto il fatto. Erano ormai quasi 2 settimane, di preciso non ricordava, ma su per giù dovevano essere 2 settimane, che aveva incontrato per la prima volta in strada, all'angolo tra via Podiaceskaya e via Meskanskaya, un signore col crespo sul cappello. Era un signore come tutti gli altri, non c'era in lui nulla di particolare, gli era passato davanti in fretta, ma aveva guardato Velkaninov un po' troppo fisso e chissà perché aveva di colpo attirato la sua attenzione in modo straordinario. Perlomeno la sua fisionomia pareva nota a Velkaninov, evidentemente l'aveva incontrata una volta, chissà dove. Del resto, non ho forse incontrato in vita mia migliaia di fisionomie? Come si fa a ricordarle tutte? Dopo una 20ina di passi, aveva belle dimenticato. Pareva quell'incontro, nonostante la prima impressione. L'impressione, però, era rimasta tutto il giorno ed era piuttosto originale, sotto forma di un livore particolare, senza motivo. Adesso, dopo 2 settimane, tutto questo lo ricordava chiaramente. Ricordava anche come allora non avesse capito assolutamente di dove gli venisse quel livore e non l'aveva capito al punto che neppure una volta aveva accostato e collegato l'umore pessimo di quella sera con l'incontro del mattino.
Ma il Signore si era affrettato a rifarsi vivo e il giorno seguente si era di nuovo imbattuto in Velkaninov sulla prospettiva Nevsky e di nuovo l'aveva guardato in un modo che gli era sembrato strano. Quella volta Velkaninov aveva sputato, ma subito dopo aver sputato si era stupito di questo suo gesto. In verità ci sono fisionomie che destano a un primo sguardo una ripugnanza gratuita e insensata. Sì, l'ho incontrato effettivamente in qualche posto, brontolò pensieroso, quando già era passata mezz'ora da quell'incontro. Poi trascorse tutta la sera di pessimo umore. Quella notte fece perfino un brutto sogno, ma con tutto ciò non gli passò neppure per il capo che la causa di questa sua nuova e particolare tetraggine fosse unicamente il signore in lutto incontrato poco prima, sebbene quella sera non gli fosse venuto in mente neppure una volta. Per un attimo perfino si infuriò per aver potuto ricordare così a lungo una simile baggianata. Attribuire a essa il suo turbamento gli sarebbe sembrato perfino umiliante, quando anche quest'idea l'avesse sfiorato. Due giorni dopo si incontrarono di nuovo nella folla, allo sbarco di un vaporetto della Neva. Quella volta, la terza, Velkaninov avrebbe giurato che il signore dal cappello a lutto l'aveva riconosciuto e si era slanciato verso di lui, ma la folla l'aveva trascinato lontano. Gli sembrava che perfino avesse ardito stendergli la mano. Forse aveva anche mandato un grido e l'aveva chiamato per nome. Questo però Velkaninov non l'aveva udito chiaramente, ma chi è quella canaglia e perché non mi viene vicino? Se davvero mi ha riconosciuto e se ha così voglia di venirmi vicino? Pensava così astiosamente mentre saliva su una carrozzella per andare al monastero di Smolny. Mezz'ora dopo già discuteva e strepitava col suo avvocato, ma nella sera e nella notte gli tornarono le malinconie, le fantasticherie e la nausea. «Che mi stia venendo un travaso di bile?» si chiedeva con apprensione guardandosi nello specchio. Fu quello il terzo incontro. Poi, per 5 giorni di fila, non incontrò nessuno e quella canaglia non diede segno di vita. Ma bastava un nulla perché gli tornasse in mente il signore col crespo sul cappello. Con una certa meraviglia, Velkaninov si sorprendeva a pensare che non possa fare a meno di lui? Di sicuro anche lui avrà molte faccende qui a Pietroburgo. E di chi porta il lutto? Evidentemente mi ha riconosciuto, mentre io non riconosco lui. E perché un tipo come lui porta il crespo? Non gli si adatta. Mi sembra che se lo guardasse più da vicino lo riconoscerei. E qualcosa a poco si risvegliava nei suoi ricordi, come una parola nota, ma poi chissà perché dimenticata, che tentiamo di ricordare con tutte le nostre forze. La sappiamo benissimo e sappiamo di saperla, sappiamo quello che significa, le giriamo intorno, ma per quel tanto che ci arrovelliamo la parola non ci vuol venire in mente. È stato tanto tempo fa, ma dove è stato? C'era, al diavolo chi c'era e chi non c'era, gridò infuriandosi tutta un tratto. Mette conto forse che io mi sporchi e mi abbassi per quella canaglia? Ci si arrabbiò terribilmente, ma la sera, quando all'improvviso si ricordò di essersi arrabbiato, e terribilmente, rimase malissimo, come se qualcuno l'avesse colto con le mani nel sacco. Fu turbato e stupito. Dunque c'ho qualcosa che mi fa andare in bestia, senza un motivo esteriore, al solo ricordo. Non terminò il pensiero. Ma il giorno dopo si arrabbiò ancor peggio, però questa volta gli sembrò d'averne motivo e di essere assolutamente nel giusto. Era stata una sfacciataggine inaudita, era avvenuto il quarto incontro. Il signore col crespo era riapparso, quasi fosse spuntato di sottoterra. Velkaninov aveva in quel momento acciuffato per la via quel tal consigliere di Stato, persona a lui necessaria, a cui dava la caccia anche adesso, sperando di prenderlo alla sprovvista in campagna, poiché quel funzionario, che Velkaninov conosceva appena, ma gli era indispensabile per il suo processo, non si lasciava pigliare ed evidentemente lo sfuggiva.
non desiderando affatto, dal canto suo, vedere Velkaninov. Rallegrandosi perché finalmente e nonostante tutto l'aveva incontrato, Velkaninov gli si mise a fianco, affrettava il passo, lo guardava negli occhi e faceva ogni sforzo per condurre il discorso a un punto tale in cui quel vecchio furbacchione avrebbe sciolto la lingua e si sarebbe lasciato sfuggire in qualche modo la paroletta desiderata e da tanto tempo attesa. Ma il vecchio furbacchione era dal canto suo ben scaltro. Ridacchiava e taceva, ed ecco che proprio in quel momento così delicato lo sguardo di Velkaninov scorse a un tratto sul marciapiede opposto il signore col crespo sul cappello. Stava fermo, guardava i due fissamente, li spiava, era chiaro, e sembrava perfino che se la ridesse. Il diavolo se lo porti, Velkaninov si infuriò, avendo ormai lasciato andare il funzionario e attribuendo la sua disdetta con lui all'improvvisa apparizione di quell'insolente. Il diavolo se lo porti, che mi stia pedinando, evidentemente mi spia, che qualcuno gli abbia dato questa incombenza, e com'è vero Dio se la rideva, com'è vero Dio gli darò un sacco di botte, peccato che non ho un bastone. Comprerò un bastone, non la lascerò passare così. Ma chi è quel tale? A ogni costo voglio sapere chi è. Spero il brano vi sia piaciuto. Era dalla collana 100 pagine, l'unità e il Naudi.